Carissimi amici, oggi lasciandoci trasportare dal canto dello Spirito Santo, meditiamo la parola di Dio in questa quinta domenica di Pasqua, leggendo dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 15, dai versetti 1 e 8. Questo è uno dei famosi discorsi finali di Gesù durante l'ultima cena, in cui Gesù prepara i suoi apostoli agli eventi pasquali, agli eventi della sua passione, morte e resurrezione, ma ancora di più prepara gli apostoli alla loro futura missione. Infatti in questo contesto Gesù parla della vera vite e dei tralci e di rimanere uniti a Lui. Gesù, anche se non ha subito la passione e la morte, parla già da risorto, perché parla della vita che è l'unica che può dare la linfa vitale e dei tralci che soltanto uniti a Lui possono portare frutti. Ed è proprio quello che faranno gli apostoli, avendo vissuto questa intima unione con Gesù, questa esperienza di vita, di amicizia con Lui, hanno portato molto frutto. Hanno evangelizzato il mondo intero, portando la parola del regno di Dio a tutti i popoli. Al contrario del tralcio che si stacca da Gesù. E possiamo vedere l'esempio di Giuda, che non accogliendo la vita di Gesù, la vita proposta da Gesù, questa vita di unione e di amicizia con Lui, staccandosi, ha fatto la brutta fine. Ha preferito la morte. Invece gli apostoli, dopo aver fatto esperienza con Lui, sono questi tralci che oggi noi ne raccogliamo i frutti abbondanti. Come abbiamo visto, dipende dai discepoli portare molto frutto, ma Gesù ci dice anche un'altra cosa: rimanete in me. Allora, il fatto di rimanere dipende da noi, sta a noi suoi discepoli, a noi suoi seguaci oggi, rimanere in Lui. E come possiamo rimanere in Gesù, nella sua parola? Prima di tutto essendo fedeli a Lui, essendo perseveranti, nonostante le tentazioni, nonostante le difficoltà che possiamo incontrare sul nostro cammino, nonostante i nostri propri vizi, quelli che ci portiamo dentro di noi sin dal peccato originale, nonostante la nostra pigrizia, il nostro egoismo, quello che ci va o non ci va di fare. Rimanere in Gesù vuol dire avere lo sguardo fisso su di Lui. Sapere che nonostante tutto Lui ci sarà sempre. Rimanere in Gesù vuol dire contemplarlo, amarlo ad ogni istante, vivere in Lui come nel momento della Santa Messa in cui il sacerdote, elevando la patena, dice per Cristo, con Cristo e in Cristo. Rimanere in Gesù è proprio questo, essere fedeli a Lui, alle sue parole, cercando di imitarlo in ogni azione. Allora veramente possiamo vivere in noi quello che Lui ci chiede: rimanete in me, come poi ce lo dirà ancora più avanti, rimanete nel mio amore. Ma questo, cari fratelli, care sorelle, dipende da noi, sta a noi la decisione di rimanere in Lui. Cari amici, questo è l'invito che Gesù fa oggi a ciascuno di noi, di rimanere in Lui in ogni istante della nostra vita e della nostra giornata, averlo come amico. Quindi è questa l'esperienza che vogliamo fare questa settimana. Ogni giorno, alzandoci, consacriamo già dal primo momento la nostra giornata a Lui, offrendo a Lui ogni nostro pensiero, le nostre parole, le nostre azioni, perché tutto sia fatto secondo la Sua volontà e in unione con Lui.